Salve amici, oggi preparerò il totano con le patate. Questo è un totano di 350 grammi. Queste sono le patate, 225 grammi, due patate, le ho tagliate a dadetti, le ho messe nell'acqua per non farle scurire. Allora, adesso pulisco il totano. Gli ingredienti in totale sono totano 335 grammi, ovviamente ne potete fare di più, 225 grammi di patate, due spicchi d'aglio, un peperoncino piccante, l'olio, ovviamente un po' di sale e a chi piace può aggiungere un paio di pomodori e ovviamente mezzo bicchiere di vino. Andiamo con il procedimento. Pulisco o totana, si santa setto o totana rinda chitarra nella cabala. Allora, pulito, tagliati ad anelli, mezzo bicchiere di vino bianco. Andiamo col procedimento. Mettiamo l'olio. I due spicchietti d'aglio. Peperoncino, spengo, faccio raffreddare un poco, altrimenti schizza. Raffreddato, mettiamo il totano. Riaccendiamo la fiamma, sempre a fuoco lento, a fuoco medio. Mettiamo mezzo bicchiere di vino. Alziamo la fiamma, facciamo sfumare. Qua, se a questo punto, se vi piacciono, potete aggiungere i 2-3 pomodorini. Facciamo evaporare il vino, copriamo, facciamo cuocere per 10 minuti. Abbiamo la fiamma. È il momento, sono passati 10 minuti, è il momento di aggiungere le patate. Aggiungiamo una spruzzatina di pepe, poco perché c'è già il peperoncino, ovviamente il sale, poco, mettiamone poco, se poi occorre si aggiungerà. Adesso devono cuocere le patate e il totano. Aggiungiamo un bel bicchiere d'acqua. Copriamo. Copriamo.
e facciamo cuocere a fuoco lento per mezz'ora, poi vedremo se il totano e le patate sono cotte, si sono ammorbidite. A tra poco. Sono passate 25 minuti, la patata è cotta, come potete vedere, o totono puro, come potete intuire. Facciamo evaporare il tutto. Nel frattempo evapora. Diciamo come possiamo gustare questo pranzetto tipico del nostro mare ischitano, caprese, amalfitano, golfo di Napoli, golfo di, insomma, tutti i golfi d'Italia. Ci possiamo mettere sotto al piatto, nel piatto, anzi, nel piatto possiamo mettere del pane raffermo e farci una bella zuppa, oppure possiamo mangiarlo come un secondo piatto, una cena, accompagnato con un po' di pane, oppure possiamo condire il famoso bel piatto di pasta. Come volete assaggiarlo, così lo assaggiate, è buono sempre. L'acqua se n'è ita, come potete osservare, facciamo la zoomata, è diventata una bella cremetta. Spengo e vi do appuntamento alla prossima super facile ricetta. Ciao, alla prossima.